Salve a tutti e bentrovati con il nostro speciale il saluto di Paolo Minucci. Ritrovo con simpatia e affetto il mio collega in giornalismo Amerigo Carissimo. Grazie Paolo, in tenuta invernale, farei notare. Fa freddo, fa freddo. Nel tempo in tenuta invernale, il nostro Paolo pronto a qualsiasi malanno stagionale. Senz'altro, due ospiti d'eccezione per un argomento davvero molto interessante che verremo a trattare di qui a poco. Vengo subito a presentare il presidente di Abrex, Angelo D'Ottavio. Grazie. Buonasera. Per essere intervenuto. Grazie a voi, grazie. E la responsabile marketing della comunicazione, Sara Cichelli. Grazie, grazie. Benissimo. Grazie. Ho detto Abrex, però forse qualcuno starà già mugugnando, caro presidente, perché non sa di cosa parliamo. Un progetto innovativo già premiato qualche tempo fa come una delle start-up più interessanti, non solo a livello regionale, perché non è l'unico caso in Italia, però nel presentarlo a livello generico, proprio per rendere l'idea, prima di entrare nel dettaglio dell'operazione, che cosa potremmo dire? Beh, Abrex è un progetto nato 3 anni fa, 2 anni fa si è formalmente costituita la società che si occupa di questo progetto, che si chiama Abrex, omonima, e da 1 anno e qualche mese siamo attivi sul territorio regionale. Abbiamo sede operativa a Chieti, nella zona industriale di Chieti, sede legale a Vasto, dove siamo partiti, dove è partita la nostra attività, e stiamo attivando le altre 2 sedi su Teramo e L'Aquila. Ma se potesse definirla questa operazione, se potesse definirlo come progetto, come lo classificherebbe e in che termini? Allora, noi siamo di fatto uno strumento finanziario al servizio dell'economia reale. Il nostro compito è incontrare quotidianamente imprese, noi ci rivolgiamo soprattutto in questa fase alle imprese, poi magari nel corso della chiacchierata certo, vedremo meglio anche come andiamo verso l'amministrazione pubblica, come andiamo verso il terzo cerchiamo settore. Cerchiamo anche di spiegare con parole povere, semplici, sì, proprio per rendere l'idea. Il nostro lavoro è incontrare aziende, che sono i nostri principali interlocutori, e vedere come possiamo essere utili alle imprese che hanno la difficoltà che tutte le aziende oggi hanno, la difficoltà di accesso al credito, la crisi di liquidità. E a questa crisi di liquidità non si trova soluzione, perché il sistema bancario valuta le aziende secondo dei parametri che sono molto restrittivi, i parametri di Basilea, che noi rispettiamo, perché poi è inutile stare qui a fare contestazioni. E noi abbiamo individuato la parte di una soluzione a questo problema. Noi permettiamo alle imprese di accedere al credito, quindi l'impresa, grazie ad Abrex, può effettuare acquisti e pagare l'impresa che gli ha fatto la fornitura. Questo debito che ha nei confronti del circuito l'impresa, e quindi questo affidamento che il circuito gli dà, lo può restituire senza interessi e grazie a delle vendite aggiuntive che il circuito intercetta, perché noi in Abruzzo siamo in grado di, con il nostro lavoro quotidiano, di individuare l'offerta di beni e la domanda di quei beni, e quindi non facciamo nient'altro che mettere in contatto aziende e permettergli di fare vendite aggiuntive e vedere soddisfatto il fabbisogno. Sara Cichelli, potrebbe essere una definizione più o meno appropriata definire Abrex una sorta di baratto dei nostri giorni? Il termine baratto forse non è del tutto appropriato, sicuramente è uno scambio, come appunto diceva il Presidente, tra aziende che possono vendere o acquistare beni e servizi, quindi non è necessario che delle aziende vendano o comprano reciprocamente, ma possono vendere e comprare all'interno di tutto il circuito Abrex, che oggi conta più di 200 aziende. Potremmo definirlo un baratto in chiave moderna, sicuramente è qualcosa che va oltre il semplice baratto, è un'acquisizione di un mercato aggiuntivo per tante aziende, è un'acquisizione di nuovi clienti per tante altre aziende. Amerigo, allora, davvero un argomento molto interessante. Interessante perché sui social soprattutto si dibatte sul concetto iniquo che c'è della emissione della moneta da parte della Banca Centrale Europea, perché ogni nazione ha perso la capacità di stampare o comunque produrre moneta in equivalenza delle proprie riserve auree, quindi si è perso un po' il concetto di moneta reale, perché praticamente viene stampato su parametri, come diceva giustamente Angelo D'Ottavio, spesso che poi condizionano le banche nei confronti dei piccoli creditori o dei piccoli imprenditori. E il vostro progetto fa parte di un circuito, c'è anche Sardex, un altro esempio in Sardegna che ha avuto un grande successo, lì dove l'economia era già condannata a quella che era una vera e propria deflazione. Sì, sì. Infatti noi nasciamo proprio come siamo una costola di questo modello sardo. In Sardegna i ragazzi, i fondatori di Sardex,
una volta ragazzi, una volta start-upper, Sardex è nata come start-up innovativa e oggi è una SPA partecipata anche da grandi investitori che hanno visto in questo modello una possibile soluzione per il futuro. Sardex, i dati di Sardex, quindi mettiamo anche un po' a confronto i dati di Sardex, anche quelli di Abrex, perché il 31 dicembre 2016 abbiamo chiuso il nostro primo anno completo di attività. L'anno quindi facciamo anche un bilancio. L'anno che noi abbiamo definito l'anno zero, perché di fatto è stato il primo anno completo di attività per Abrex. In Sardegna sono al sesto anno di attività, le imprese iscritte al circuito in Sardegna sono 4.000 in Sardegna e si sono scambiati 80 milioni di euro in beni e servizi. Si tratta di 80 milioni di euro che, se non ci fosse stato Sardex, non sarebbero stati generati dall'economia della Sardegna. Perché ricordiamo che c'è la zona di Carbonia e Glesias con la crisi delle miniere, ricordiamo anche molti investimenti stranieri che sono andati via, forse solo il turismo un po' regge ancora in Sardegna, esatto. Per il resto esatto. Senza l'esempio di Sardex si sarebbe svalutata, forse la Sardegna sarebbe stata invasa da speculatori stranieri perché non si dava più valore a nulla di ciò che veniva prodotto, una terra bella e ricca alla fine come la Sardegna. Esatto, il modello è lo stesso, noi abbiamo mutuato questa esperienza. In Abruzzo abbiamo riunito un gruppo di imprenditori appassionati, volenterosi, che da una parte hanno cercato di trovare una soluzione ai problemi delle proprie aziende e gradualmente hanno iniziato a interessarsi dei problemi delle altre aziende. Cioè il nostro lavoro oggi è permettere alle 200 aziende abruzzesi iscritte, quindi il paragone con la Sardegna è questo, in Sardegna l'anno scorso erano 4.000, noi eravamo 200, in Sardegna hanno fatto 80 milioni di fatturato aggiuntivo, noi in Abruzzo nel primo anno completo di attività registriamo quasi 2 milioni di euro di beni e servizi che le aziende hanno venduto nel circuito Abrex. Il dato interessante è però un altro, intanto la prospettiva 2017, noi abbiamo un budget, quest'anno cresceremo del 300%, triplicheremo il numero di iscritti e di fatturato, ma soprattutto il fatto che queste 200 aziende hanno messo a disposizione di altre aziende abruzzesi, oggi, è un dato che si aggiorna quotidianamente, 4 milioni di euro di beni e servizi. E quindi abbiamo i commercialisti che offrono contabilità, che è possibile pagare non con denaro, ma con crediti Abrex, abbiamo aziende che fanno produzione, che hanno messo a disposizione beni, che producono di altre aziende abruzzesi che potranno fare questi acquisti senza rivolgersi a un istituto di credito ma rivolgendosi ad Abrex, compensando questo debito nell'arco di un anno vendendo i propri prodotti invenduti ad altre aziende abruzzesi che certamente hanno bisogno di quel prodotto. Quindi il nostro lavoro, così come sta facendo Sardex con grande merito in Sardegna, è incrociare domande e offerte di beni e servizi, permettere all'azienda abruzzese che la mattina alza la saracinesca e ha il magazzino con tanti prodotti, sa che qualcuno fuori ha bisogno di questo prodotto, ma non ha la possibilità di accedere al credito per acquistarlo, di poterglielo dare e avere, grazie a questo ricavo aggiuntivo che l'azienda avrà, poter pagare magari la pubblicità che gli porterà altri clienti e che gli porterà un'economia aggiuntiva, quella pubblicità che prima doveva fare tirando fuori denaro che non aveva, allora doveva andare in banca e la banca non riusciva ad avere un finanziamento, oggi può farlo grazie a una vendita aggiuntiva che Abrex gli permette e gli garantisce. Parla con amore e grande trasporto emotivo Angelo D'Ottavio, il presidente di Abrex, e per questo progetto ha rinunciato, ha messo da parte anche la carriera politica, ricordiamo, perché la brillante carriera politica. È un volto noto del piccolo schermo, già sindaco di San Valentino in Abruzzo Citeriore, assessore provinciale a Pescara, lo abbiamo seguito noi della stampa con grande interesse, con grande partecipazione, perché è stato un amministratore che si è dato da fare e ha avuto lusinghieri risultati. Io ricordo che anche, piccole, sì, anche altri colleghi, caro Amerigo, hanno iniziato a sentir parlare di San Valentino in Abruzzo Citeriore quando Angelo D'Ottavio ha iniziato a ricoprire la carica di primo cittadino. A testimonianza proprio che questo progetto lo ha preso proprio completamente. Ecco, cosa lo ha affascinato di questa iniziativa, di questo progetto Abrex? L'elemento che mi ha fatto scattare in me la molla e quindi la decisione di investire in questo progetto, perché abbiamo investito risorse, denaro, anche euro naturalmente, è stato il fatto di poter trovare una soluzione a un problema che oggi hanno tutte le aziende, anche le nostre, cioè io faccio impresa,
i soci fondatori di Abrex, siamo tutti imprenditori che fanno impresa e tutti affrontiamo questo problema quotidiano, cioè i nostri clienti vorrebbero acquistare i nostri prodotti ma non lo possono fare perché non hanno la possibilità di pagarci. E allora con questo strumento gli abbiamo permesso di poterci pagare. Il cliente della mia agenzia acquista una strategia innovativa, un piano di internazionalizzazione e, siccome non ha il denaro, mi paga con dei crediti. Io utilizzo questi crediti per andare dal gommista e cambiare le gomme della mia vettura aziendale, piuttosto che pagare la cena di fine anno, piuttosto che comprare strane natalizie, l'abbiamo utilizzati molto a fine anno. Allora, vedere degli imprenditori sul nostro sito, è possibile vedere le testimonianze. Ecco, intanto ricordiamo il sito internet. Sì, il nostro sito è www.circuitoabrex.net. Siamo presenti anche sui social, ma su questo poi c'è la nostra operation, nonché responsabile di comunicazione e anche socia fondatrice di Abrex, la dottoressa Sara Cicchelli, che potrà magari spiegarvi meglio. Sul nostro sito c'è la testimonianza degli iscritti che raccontano per quale motivo sono iscritti, qual è il vantaggio che trovano. Ecco, io volevo fare una domanda a Sara, Sara Cicchelli. Oggi vediamo i piccoli investitori, le piccole e medie imprese che si trovano tradite perché se hanno comprato azioni di note banche del territorio abruzzese o, per fare il nome nazionale, Monte Paschi di Siena o peggio ancora titoli delle Poste, sono trovate in un mare di guai. Questi titoli non sono carta straccia, sono pura speculazione. Quindi oggi il piccolo imprenditore o il piccolo utente si rivolge a voi, cerca un circuito sicuro, visto che banche e forme tradizionali di investimento sono diventate rischiosissime. Sì, infatti una delle nostre parole d'ordine, passatemi il termine, è quello della fiducia, quindi c'è un sistema che garantisce al 100% quelli che sono i pagamenti che le aziende fanno all'interno del nostro circuito. Non c'è assolutamente maniera di speculare, passatemi il termine, all'interno del nostro circuito. I pagamenti sono garantiti, così come sono garantiti appunto gli acquisti e le vendite che le aziende fanno. Questo perché noi siamo consapevoli appunto delle difficoltà che vivono i piccoli imprenditori e le aziende al giorno d'oggi e non vogliamo assolutamente fare in modo che questi problemi si ripercuotano. Noi siamo, come diceva appunto il Presidente, una soluzione. Quindi tutto ciò che viene acquistato o venduto all'interno del nostro circuito è assolutamente garantito, e garantito il pagamento è sicuro, concreto, tangibile. Esatto, è concreto e tangibile. Appunto, una cosa che abbiamo riscontrato in quest'ultimo anno di attività, perché poi ovviamente abbiamo iniziato già da qualche anno in precedenza, è proprio la fiducia reciproca che poi si instaura tra i vari iscritti, e quindi la facilità soprattutto di pagamento che c'è all'interno di un circuito come quello di Abrex. Infatti noi facciamo in modo che le merci e beni circolano in maniera più veloce e più rapida rispetto a quello che è il sistema euro, quindi per questo ci differenziamo rispetto a quello che è il mercato, non ci sostituiamo ma ci differenziamo rispetto a quello che è il mercato euro ad oggi, quindi siamo assolutamente sicuri, non c'è possibilità di fare nero, nel nostro circuito non ci sono contanti, quindi non si può in nessun modo svincolarsi rispetto a quelle che sono le solide leggi di mercato, anche i prezzi sono assolutamente gestiti e regolamentati perché nel nostro circuito un euro in Abrex e quindi non si possono aumentare o giocare su quello che può essere il valore delle merci. C'è una struttura alle spalle che gestisce e regola appunto tutti quelli che sono i movimenti che le aziende fanno all'interno del circuito. Insomma, tutto chiaro e trasparente. Sara, però, come si diceva, avete già spento la prima candelina di vita. Ecco, riscontrate, a dire il vero, ancora della diffidenza sul vostro operato? Come diceva appunto lei, in questo momento c'è un po' di diffidenza delle aziende che appunto sono talmente tartassate che dicono non può esistere un sistema così semplice e ben regolamentato proprio per vendere e scambiarsi in maniera più veloce le nostre merci e i nostri prodotti. Ma questa diffidenza iniziale c'è, in alcune aziende lo riscontriamo, però in realtà diciamo che il passaparola che in questo momento le 200 aziende iscritte all'interno del circuito fanno anche verso i loro fornitori o i loro clienti ci sta aiutando tantissimo a superare questa diffidenza. E poi noi, ripeto, abbiamo una squadra di CTA, quindi di persone che sono quelli che vanno sul territorio a spiegare materialmente alle aziende che cosa siamo, che cosa facciamo e che sono persone formate, che sanno bene e conoscono quelli che sono i fabbisogni di un'azienda locale, sono in grado comunque di distogliere questo muro di diffidenza che si potrebbe creare quando andiamo a raccontare Abrex e proponiamo la nostra soluzione alle aziende. Presidente Angelo D'Ottavio, abbiamo detto un euro, un Abrex, ma a livello fiscale poi come funziona? Ecco, facciamo chiarezza anche a beneficio di coloro che ci seguono da casa. Sì.
Ma molto semplice, non cambia niente rispetto al sistema tradizionale che conosciamo. Il fornaio che vende il pane al ristorante e questo ristorante che acquistava il pane magari prima da un'altra parte cambia fornitore, chiama il fornaio scritto ad Abrex, il fornaio gli porta ogni giorno il pane, i dolci, i biscotti, tutto quello che, di cui ha bisogno il ristoratore e gli fa la bolla d'accompagnamento con la fattura ordinaria. Nella fattura c'è scritto invece di pagamento sul conto corrente bancario piuttosto che pagando contanti, pagamento in conto Abrex. Noi, ed è il nostro punto di forza, apriamo conti correnti alle aziende. E quindi l'azienda, il ristoratore, farà un bonifico in crediti Abrex al produttore di pane. Il produttore di pane con questi crediti Abrex potrà cambiare le gomme al furgone, potrà sistemare la carrozzeria del furgone, potrà pagare l'elettricista che fa l'impianto nuovo di videosorveglianza, potrà comprare le brochure pubblicitarie dalla tipografia e quindi alimenterà il circuito. Il punto di forza del nostro circuito è che sostiene l'economia locale, cioè l'azienda abruzzese trova un nuovo fornitore all'interno del territorio abruzzese e sono di fatto le aziende che si danno fiducia tra di loro. Oggi l'economia è stagnante, anzi è in deflazione, come dicevamo prima, perché non c'è circolazione di economia, perché l'economia è ancorata alla moneta. E Abrex aiuta a fare ciò. Abrex fa questo, i dati che abbiamo statistici in Sardegna sono molto chiari, a fronte di una circolazione dell'euro, dati delle banche, che è di poco superiore a un punto, quindi l'euro gira una volta, 1,3. Ardex gira 13 volte, 14 volte ed è la velocità di rotazione che abbiamo in Abruzzo, perché quel fornaio, per fare l'esempio del fornaio, è una vendita che fa valore marginale, si dice tecnicamente, il fornaio, ma grazie a quella vendita può cambiare le gomme. Se non ci fosse stato Abrex, doveva togliere l'incasso dell'altro cliente in euro per pagare i pneumatici. Invece in questo modo ha fatto una vendita aggiuntiva, ha pagato le gomme con quella vendita aggiuntiva e la liquidità euro la può utilizzare per fare altri acquisti o, come purtroppo oggi viviamo la situazione, chiudere delle posizioni debitorie verso istituti di credito e migliorare gradualmente la condizione societaria, la condizione aziendale, i bilanci, i parametri anche bancari. Quindi anche a livello di fatturazione non cambia nulla? No, tutta quindi fatturazione aggiuntiva, reale, come diceva giustamente la dottoressa Cicchelli, non c'è possibilità di fare evasione perché a documento fiscale c'è una transazione, se c'è una transazione c'è un documento fiscale, se non c'è una transazione vuol dire che non c'è il documento fiscale, non può essere così diversamente. Per quello noi siamo oltretutto partecipati e abbiamo anche l'interesse degli enti pubblici, ma Sardex stessa è partecipata da Invitalia per tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che su questo ha fatto una valutazione importante. Noi siamo oggi uno degli 11 circuiti in Italia. Non siamo solo noi, oggi cominciamo a crescere. Quindi non è un caso isolato, dato facciamolo capire bene. In Italia, dati 2016, quasi 10.000 le imprese iscritte ai circuiti. Quindi una regione su due aderisce. 11 regioni in Italia hanno avviato i circuiti, stanno partendo anche le altre. Noi siamo solo business to business, oggi in Abruzzo, continuiamo il 2017 in questo modo. Le aziende possono comprare tra di loro e vendere naturalmente solo in Abruzzo. Cioè io con Abrex non posso andare in vacanza in Sardegna, come fare una battuta. Ecco, abbiamo iniziato esattamente da questo. Oggi è già possibile per un'azienda abruzzese pagare la vacanza. Se Paolo ed io vogliamo venire in vacanza in Sardegna, abbiamo degli Abrex. Possiamo spendere gli Abrex in assolutamente Costa Smeralda? Sì, assolutamente sì. Potreste fare della pubblicità all'azienda che ha bisogno di clienti e quindi deve fare pubblicità, ma non ha gli euro per fare pubblicità. Fa pubblicità grazie alle vostre trasmissioni, alle vostre competenze giornalistiche e di comunicazione e marketing. Avrà clienti nuovi, aggiuntivi, che pagano in euro naturalmente e potrà compensare questo piccolo debito che non riusciva a fare con una vendita in più a un'altra azienda abruzzese che aveva bisogno di quel bisogno, di quel prodotto, di quel bene o di quel servizio e non conosceva neanche quell'azienda. Il nostro lavoro è proprio questo. Noi abbiamo oltretutto abbiamo costruito anche delle professioni nuove. Cioè oggi Abrex ha già 12 collaboratori che si muovono sul territorio regionale dopo il primo anno di attività e noi abbiamo da una parte quelli che noi chiamiamo ambasciatori di innovazione, che sono gli advisor. Sono dei consulenti che vengono contattati dalle aziende, le aziende ci chiamano, ci scoprono, ci contattano, noi mandiamo all'azienda un consulente e vediamo se quell'azienda ha qualcosa che gli serve, che noi abbiamo.
se lo ha, se ha qualcosa, se ha bisogno di qualcosa che noi abbiamo, noi scriviamo e gli facciamo fare questo acquisto senza usare il debito bancario. E l'azienda poi recupererà questo debito vendendo quello che ha in più ad altre aziende. E poi abbiamo un'altra area che è quella che permette il match tra domande e offerta, l'incrocio tra domande e offerta, che chiamiamo un'area interna all'azienda, che dalla mattina alla sera riceve la telefonata del produttore di salumi che dice: ho bisogno di un muratore perché ho avuto un danno a casa, abbiamo sicuramente un muratore, abbiamo diversi di imprese edili che possono fargli quel lavoro di edilizia, gliela mandiamo, gli fa il lavoro e lui paga con il conto corrente Abrex, piuttosto che tenere una condizione di difficoltà nella propria abitazione. Quindi noi incrociamo domande e offerte e selezioniamo quotidianamente imprese abruzzesi. Una bella realtà, insomma, un valore aggiunto per il rilancio dell'economia regionale. Lo possiamo dire così? Sì, il nostro obiettivo è esattamente questo, cioè essere al fianco delle imprese che riescono a vedere questo cambio di paradigma, come dicevi prima, dicevate prima, diceva soprattutto la dottoressa Cicchelli, il problema è il cambio di paradigma, le aziende sono fossilizzate, l'imprenditore il fine settimana ha ragione, il lunedì va in banca e chiede al direttore, perché era abituato così, direttore devo costruire questo progetto. Una volta il direttore aveva la facoltà di poter fare degli interventi, oggi non può farlo più, il direttore non c'è. Anche le banche, non è che le banche non hanno voglia di erogare, non possono farlo perché i parametri lo danno solo qualche amico politico, apprendiamo dalle cronache. Non facciamo forse. Questi sono altri dati, altri numeri. Noi parliamo di piccole imprese. Le cronache ci dicono invece che se uno ha un amico forse... Noi parliamo di piccole aziende, quelle che soffrono, queste sono le aziende, cioè, il tessuto che Abrex... Perché? Perché di fatto l'azienda che entra in Abrex e vende qualcosa a un'altra azienda sta dando credito a un sistema produttivo che gradualmente locale crescerà sempre di più. Siamo in dirittura d'arrivo per aprire ulteriormente le menti, Presidente D'Ottavio, per cercare di avere come risultato finale un'elasticità mentale per portare veramente nella coscienza dei fatti questo progetto davvero lungimirante. Per il rilancio dell'economia soprattutto. Per il rilancio dell'economia, come si è detto e ripetuto, che cosa potremmo dire in conclusione? Lo dico ad entrambi i nostri ospiti. Iniziamo con il Presidente D'Ottavio e poi con Sara Cicchelli. Ma guarda, noi abbiamo una serie di claim che sono nati dal lavoro quotidiano, ci hanno detto le aziende. Un'azienda in particolare è stato bello quel giorno perché ha detto: io grazie ad Abrex riesco a comprare quello che mi serve pagandolo con quello che ho. Ed questa è straordinario. Questa è una bella definizione. Noi siamo di fatto una camera di compensazione multilaterale e multitemporale. L'azienda può acquistare una cosa da un fornitore e poi vendere per pari valore nell'arco di un anno, neanche subito, ad altre 10 aziende che diventano sui nuovi clienti, che se avranno gli Abrex pagheranno in Abrex, ma quando non avranno più gli Abrex, anche gli Abrex si esauriscono e compreranno in euro, ma nel frattempo hanno cambiato fornitore. E sosteniamo l'economia locale, l'imprenditoria locale. La prospettiva, ed è la cosa interessante, e grazie per l'ospitalità ancora, è il fatto che le aziende possono pagare i dipendenti anche in crediti Abrex. Ah, che bello. L'azienda che ha problemi nel sistema euro e magari dà un acconto al dipendente potrebbe dare, oltre all'acconto in euro, una parte in crediti Abrex d'accordo col dipendente, e il dipendente potrà andare nel negozio di alimentari ad acquistare quello che gli serve, piuttosto che in farmacia, perché abbiamo la farmacia iscritta al circuito, piuttosto che portare a cena la famiglia. Sara, in conclusione, qualcosa che non abbiamo detto a proposito del progetto Abrex? Il progetto Abrex è un progetto che si focalizza soprattutto sulle persone, cioè l'imprenditore, la piccola azienda per noi è in realtà la persona che andiamo a visitare, alla quale stringiamo la mano, e a sua volta questa persona stringe la mano a tanti altri imprenditori che magari prima non conosceva e che grazie al circuito Abrex possono diventare nuovi clienti. Un circuito che cresce con tantissime strette di mano, proprio rafforzando quella che è non solo l'economia regionale, ma dando molto più valore a quelli che sono i prodotti locali della nostra regione, intesi come beni e servizi. Discorsi e argomentazioni davvero molto interessanti. Facciamo così. Diamo vita, abbiamo dato vita a questo primo appuntamento, ci ritroveremo. Torneremo a dare dei dati, sì, magari qualcosa di... o su dire delle slide. Benissimo. Delle slide, magari, è vero. Benissimo, quindi torneremo senz'altro a parlare di Abrex, sia con il presidente Angelo D'Ottavio che grazie con la responsabile marketing Sara Cicchelli. Per grazie il momento è tutto, grazie ai nostri ospiti, grazie Paolo, ad Amerigo, e naturalmente grazie a voi per averci seguito da casa. Appuntamento alle prossime edizioni, ciao a tutti. Grazie. Grazie.